Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sui grandi fotografi. Oggi, a grandissima richiesta, parliamo, a mio parere, del genio del colore, ovvero Steve McCurry, fotografo contemporaneo che nasce nel 1950, esattamente il 24 di febbraio. Allora, primissima curiosità che voglio aggiungere in questo video, se vi interessa andare a vedere una bella esposizione, una bella mostra di McCurry, dall'1 aprile al 25 settembre 2016 lo trovate alla Reggia di Venaria. Allora, McCurry studia fotografia dopo aver lavorato per mantenersi. Inizialmente il suo pallino era quello di fare il regista, ma il fatto di viaggiare un po' per tutta Europa, siccome lavorava come cuoco principalmente, gli fece in un certo senso cambiare idea. McCurry ha viaggiato tantissimo, da Beirut, ex Jugoslavia, Cambogia, Afghanistan. Insomma, questi nomi fanno capire che è principalmente un reporter di guerra. E infatti lui sviluppa buona parte della sua opera fotografica in zone di conflitto, in zone distrutte dalla mano della guerra che quando passa lascia ben poco. Però a differenza di tanti altri reporter, non si focalizza, diciamo, principalmente sulla distruzione del paesaggio, quindi sulle strutture diroccate, distrutte, bombardate, bensì su quello che traspare, quindi sui risultati che il passaggio della guerra lascia sui visi delle persone, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti. Possiamo dire che Steve McCurry attualmente è uno dei più bravi ed importanti ritrattisti che possa vantare il mondo fotografico. McCurry in varie interviste ha sempre specificato il fatto che viene mosso da una domanda, ovvero quella di come questa gente, vittima di bombardamenti che magari non appartengono nemmeno loro, possa continuare a sopravvivere, ad esistere, ad andare avanti, nonostante tutta la distruzione ed il dolore che li pervade e li circonda. E il suo messaggio, il suo obiettivo probabilmente è proprio questo, quello di utilizzare il ritratto fotografico per fare vedere quanta sofferenza può portare non tanto fuori, una casa si ricostruisce, bensì proprio negli occhi delle persone. I suoi scatti sono molto molto forti. McCurry sceglie infatti il ritratto proprio per dare un racconto, per raccontare una storia. Celebre e famosissima la sua fotografia, ovvero il ritratto alla ragazza afghana. Fotografia che McCurry ha scattato in un campo di rifugiati in Pakistan. Curiosità, tempo dopo la foto, anni dopo la fotografia, McCurry è tornato a ricercare quella ragazza che immortalò, trovandola, e in una recente, relativamente recente intervista aveva appunto dichiarato che parlare con lei, aveva appunto riempito il suo cuore di gioia sotto un certo punto di vista, perché per lui è stata un'emozione fortissima. Quindi qui vediamo quando una storia racconta qualcosa di reale, è bello tanti anni dopo, se non sbaglio circa 10-15 anni dopo, andare a vedere come è mutato nel tempo, come si è modificato. E lui appunto ha avuto questa gran bella soddisfazione. Fatto sta che dopo aver realizzato quel ritratto nell'85, National Geographic, la popolarissima rivista, decide di utilizzare quella fotografia per l'edizione di giugno, quindi nel mese di giugno del 1985, la fotografia è la copertina del National Geographic. Un anno dopo, ovvero nel 1986, Steve McCurry entra a fare parte e a lavorare per la Magnum Agency, ovvero la più grande ed importante agenzia fotografica praticamente mondiale, che vanta delle vere e proprie leggende che sono tuttora all'interno dell'agenzia o che semplicemente l'hanno fondata. Vi faccio alcuni nomi: Cartier-Bresson, Robert Capa, o semplicemente che sono passati di lì in un modo o nell'altro. Allora, McCurry è un fotografo che utilizza una strumentazione attualmente digitale e, per quello che dice nelle interviste, predilige il 24-70 e il corpo macchina, nient'altro. Quindi a lui piace, diciamo, girare relativamente leggero senza avere troppe strumentazioni dietro, troppi accessori. Però chiaramente, come ricordiamo McCurry, lo ricordiamo senza ombra di dubbio a pellicola, con la pellicola in particolare Kodachrome, che ha utilizzato per circa 30 anni di carriera.
Kodachrome è una pellicola che restituiva delle fotografie molto molto vivide. E probabilmente, sotto un certo punto di vista, anche ora in digitale, McCarry sente sempre la necessità di lavorare proprio con la saturazione, con la vividezza e ovviamente con lo splendido occhio di cui è dotato, perché se voi andate ad analizzare i contrasti che riesce a creare, le inquadrature, che siano foto in posa, quindi di ritratto, oppure che siano foto, tra virgolette, rubate, quando va a cogliere l'attimo, sono davvero incredibili, impressionanti, ed è molto difficile non distinguere, anche solo a prima vista, una foto di McCarry da quelle di altri fotografi. Quindi sotto un certo punto di vista Kodachrome ha anche un po' aiutato allo sviluppo del suo stile. Quindi lui utilizza il digitale, è una persona molto aperta, però chiaramente ha sempre dichiarato che il suo amore rimane sempre, in ogni caso, la pellicola. E a fine video vi darò anche una piccola curiosità. Allora, si concentra principalmente sulle conseguenze umane della guerra, quindi come vi ho detto, e non tanto, diciamo, dal punto di vista del paesaggio. Quindi per lui sono i volti che raccontano l'esperienza, quello che hanno visto, la loro sofferenza, la loro gioia per l'essere vivi, per l'essere sopravvissuti. Ci sono poi chiaramente varie storie che va a raccontare. McCarry lavora tuttora e vanta svariati premi fotografici. Me ne sono segnati due che a mio parere sono tra i più celebri, ovvero il Magazine Photographer of the Year e il World Press Photo Contest, quindi di premi mondiali, premi di un'importanza elevatissima per un fotografo. Nel 2013 invece realizza il prestigioso calendario Pirelli, immortalando delle donne impegnate nel sostegno di fondazioni, organizzazioni non governative e progetti umanitari. Quindi anche sotto questo punto di vista McCarry è sempre impegnato socialmente per portare avanti il suo messaggio, per fare la sua battaglia fotografica. Attualmente propone tra l'altro dei workshop che durano circa un weekend a New York oppure un paio di settimane in Asia. Quindi lavora anche cercando di trasmettere sotto un certo punto di vista il suo stile, le sue conoscenze, il suo modo di vedere la fotografia. La curiosità di cui volevo parlarvi poco fa è che Eastman Kodak concesse a McCarry di poter utilizzare l'ultimissima pellicola, quindi l'ultimissimo rullino in produzione della famosa Kodachrome, e McCarry utilizzò quella pellicola, quel rullino, per realizzare 36 pose, di cui alcune erano dei doppioni, e vennero principalmente esposte e pubblicate anche da Vanity Fair. Bene, diciamo che siamo arrivati alla fine un po' della descrizione, dello stile, e sotto un certo punto di vista anche dell'opera di McCarry. Ho deciso di rendere un po' differente dalle altre questa puntata, raccontando sì delle parti di vita dell'autore, ma raccontando principalmente il suo messaggio, perché a mio parere è un fotografo da prendere in questo modo. Chiaramente su Steve McCarry trovate centinaia di migliaia di letture, io ve ne incollo come sempre in descrizione due o tre che reputo veramente interessanti, e online trovate tante altre informazioni. Allora, due parole su questo autore. McCarry è senza ombra di dubbio quello che porta in alto la fotografia a colori. Un po' perché, diciamo, sfata forse il fatto che tutte le leggende della fotografia abbiano quasi sempre scattato in bianco e nero. Non tutti, però diciamo che sono una buona parte. E un po' perché effettivamente, come potete vedere, dietro la bellezza, la magnificenza delle fotografie che riesce a realizzare, c'è un messaggio molto forte, c'è della sofferenza e c'è una ricerca e anche un rischio personale che lui corre da tantissimi anni, praticamente da tutta quanta la sua vita. Se avrete occasione di vedere alcune interviste, alcuni piccoli documentari, qualcosa trovate anche su YouTube, potrete anche accorgervi del fatto che è una persona molto molto umile, una persona molto umana, e non tutti i fotografi, almeno di quella caratura, si comportano in quel modo. Quindi sotto un certo punto di vista io penso che meriti assolutamente di essere dove sia. McCarry credo che sia veramente talmente celebre che anche una persona che sa zero di fotografia lo conosce e soprattutto, cosa importantissima, riconosce una sua fotografia. Perché è lo stile probabilmente che fa grande il contenuto che va a portare. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi rimando a domani con una nuova puntata di Off Topic e domenica con fotocondivisioni. Per il resto vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce.